organizzare una vita da soli è complicato, quindi qui sono ragazzi che vivono in casa, a volte ci si alza un po' presto la mattina, io ho avuto tantissimi amici, non è che si può mettere l'università vicino a casa, ognuno ha la sua università, oppure una casa vicino all'università. Sì, ma non è siamo ormai a meno di un anno dalle elezioni europee, che saranno elezioni decisive anche per il governo italiano. Spesso le sorti dei nostri governi sono state decise fuori da Roma, e questa tornata elettorale è una tornata elettorale ancora più decisiva di tante altre, perché si prevede, si aspetta un cambio a livello, diciamo, politico. C'è qualche assestamento da parte delle forze politiche italiane, della Meloni in particolare, e queste scaramucce sono sostanzialmente rivolte a quel traguardo, che sarà un traguardo importante e sarà una campagna elettorale molto avvelenata. Storicamente i temi delle riforme costituzionali sono stati temi che non hanno particolarmente appassionato gli italiani, però c'è un atteggiamento, diciamo, estremamente ricettivo rispetto alla parola riforma. Quando c'è una parola riforma, nell'opinione pubblica scatta una forma di eccitazione. Poi magari la riforma è addirittura, può essere anche peggiorativa e non migliorativa, però la parola riforma piace. Sui temi su questi temi non c'è una grande passione. In questo momento l'attenzione è molto forte e sui temi del lavoro, sui temi del futuro. Credo che vincerà e governerà questo paese nel futuro chi è in grado di dare una visione del futuro. Non è mai capitato nella storia, lo diciamo spesso, che i figli hanno un avvenire sicuramente peggiore dei loro padri e dei loro nonni. Questo, chi riesce a dare speranza a questo aspetto può sicuramente contare sull'appoggio dell'opinione pubblica. Non c'è nulla di quello che sta facendo la Meloni che non era nel suo programma, quindi non capisco lo stupore. È puntuale il presidenzialismo, le riforme, poi uno contesta il programma, lo avete fatto in campagna elettorale e in questa fase il risultato. Io credo che quello che abbiamo detto prima, su cui eravamo d'accordo, è la possibilità di avere un futuro, di poter amministrare il proprio avvenire. Questa cosa non avviene. La casa è un aspetto, secondo me, addirittura secondario rispetto al tema del lavoro, dello studio o della possibilità di avere questa visione. Purtroppo molto spesso le persone che offrono questo lavoro lo fanno per sopravvivere, non lo fanno per comprarsi una barca. Quindi il sistema sta sgretolandosi progressivamente, sta depauperandosi, e chi paga ovviamente sono sempre i più deboli. In questo caso i giovani sono per natura i più deboli, no? Devi arrivare, devi fare più strada. Ecco perché credo che la battaglia che devono fare i giovani, la rivoluzione che devono fare i giovani, uso questo termine fuori moda, deve essere totalizzante, deve essere sul futuro, non su un aspetto. Ecco perché ritenevo la tenda sulla casa marginale. No, la piattaforma deve allargarsi, la piattaforma deve anche toccare un aspetto fondamentale, che è quella della dignità delle relazioni. Non è possibile che ogni volta ci si parli sopra, che ogni volta che esprimi un'opinione c'è qualcuno che ti denigra, che ti denuncia, che ti insulta. Cioè, dobbiamo fare un passo in avanti. Credo che il governo abbia in questo momento altre priorità. Siamo usciti da una pandemia, c'è una guerra in corso, l'impatto sulle materie prime, e probabilmente avrà procrastinato questa decisione in altri momenti. Cioè, non ho altra spiegazione, perché non credo che ci sia una cattiveria della Meloni su questo fondo. Dica, non è bene mai parlare anche di perché, sentimenti, no, scusa, anche ma perché, di scelte politiche. Perché, no, certo, è una battuta. Anche perché forse dal PNRR hanno pensato di prendere qualcosa di strutturale. Cioè, questa è la riflessione che mi viene, probabile, ma in termini di logica. Sono stati...